Eccoci, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Ezio, come va? Ciao Max, buon pomeriggio a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Molto bene Massimo, molto bene. No, vabbè, parlava prima di famose buonuscite, che sembra che il signor Weston, da fonti abbastanza certe, si sia limitato, sia volato basso, no? Come si dice? Eh? Sì, come confermato anche Sì, no, perché ormai da altre fonti, una tra le altre, il nostro amico Luciano, il Juventino al 100%, 100%, ecco, voleva 5 milioni di buonuscita vabbè, volevo basso. e 5 milioni dalla Aston Villa. No, io mi chiedo, Massimo, cosa passa o cosa è passato per la testa a questo giocatore? Perché vai in Premier, quindi nel campionato che tutti ambiscono di più. Vai in una squadra che disputerà la UEFA Champions League. Non è che sei la reincarnazione di Johan Cruyff. Magari lui crede di sì. Ecco, veramente mi chiedevo cosa diavolo volesse o intendesse pretendere, dopo che tra l'altro l'Inghilterra già aveva fallito miseramente con il Leeds. Ora, è vero che ha un contratto che scade il prossimo anno, ma questo non gli dà diritto di fare anche proprio tutti i comodacci Propri, suoi e sperare magari di arrivare a zero. Vuoi arrivare a zero a fine contratto? Benissimo. Allora, se la Juve ha recuperato un minimo di credibilità societaria, posto che non riesca a farlo fuori. Prima, farlo fuori senso sportivo, ben inteso, oggi sentivo di un interessamento del Cincinnati per farlo tornare nella Lega Americana, no? Certamente non al prezzo al quale l'avrebbe venduto Sì, magari i meccanici, ma anche i Aston Villa. procuratori ci sono di mezzo, per cui Sì, comunque dovesse rimanere, sai. per conto mio, un anno di tribuna Non gli fa male. fuori rosa. Voglio vedere tra un anno quando peserà 130 kg, perché questo Sì, è uno che secondo me è un è, simbolo. poi chi lo prende e quanto è disposto a dargli chi lo prenderà. Non, comunque, tra l'altro, ci ha guadagnato l'Aston Villa prendendo Barnevecchia, secondo Esattamente. me. La Juve fa 36 milioni di plusvalenza iscrivibili Ah, in questo esercizio. L'esercizio che termina il 30 di giugno, poi è vero, a bilancio peserà l'acquisto di Douglas Luiz, ma è un relativo stipendio anche, per la sì. prossima sessione, sì, conguaglio in denaro che comunque verrà spalmato in più anni, non è che verrà No, dato certo. tutto in una No, volevo botta sola. chiedersi, prima si discuteva, poi magari anche dopo affrontiamo questo tema, le varie scuole di calcio. Allora, è vero che la nazionale è scarsa, abbiamo visto, però è proprio il modo di giocare che è vecchio e antiquato. Cioè la Spagna, sono 20 anni che gioca in questo modo. Voglio dire, non è da ieri che tu dici, la nazionale che è una sorpresa, ma sono 20 anni che ha una tecnica, un modo di affrontare le partite ben Guarda, conosciuto. Noi continuiamo ad avere quel tipo di atteggiamento che tende a non valorizzare neanche i giovani, perché secondo me questo è un atteggiamento che non insegna un certo tipo d'attacco, insegna è conservativo. sono due cose diverse però, Massimo, Prego, perché in Spagna è stato Johan Cruyff a introdurre questo concetto per cui anche le squadre giovanili debbono giocare nello stesso modo. giocare allo stesso modo della prima squadra. Quindi il loro tipo di cultura sportiva è ampiamente sedimentata in un certo senso. E poi ovviamente hanno un approccio diverso rispetto a quello che è l'utilizzo dei giovani, perché abbiamo visto come Nico Williams, da una parte, che ha ridicolizzato Di Lorenzo, 20 anni, Yamal dall'altra, 16 anni, ma da noi, non voglio dire in Italia, da noi Juventus, questi due avrebbero fatto le riserve di De Sciglio e di Sì, Alessandro. ma non lì. No? Non, poi, detto questo, è chiaro che l'Italia è stata costretta a difendersi da una squadra non più forte,
infinitamente più forte, cioè straordinariamente più forte. E quando è così, non è più questione di tattica, di scelta o di mentalità. Sei obbligato, non è che vuoi difenderti, sei obbligato a difenderti. Perché se fosse solo una questione di mentalità, quella di stare tutti dietro e aspettare che un palo la faccia cadere un qualcosa di straordinario dall'alto, altrimenti avremmo giocato allo stesso modo contro l'Albania. Mentre contro una squadra più debole si è provato a fare qualcosa, niente di eclatante, come si è voluto far passare, ma si è voluto provare a giocare, a scimmiottare le squadre che giocano. Poi il materiale umano è quello che è. Quando io dico che il calciatore italiano è assolutamente un calciatore scarso, Beh, non, comincio a crederlo cioè, mi anch'io. chiedo quante prove vi servono ancora. Non fosse stato per Donnarumma, In giornata, insomma, diciamo. la partita di sera ha denotato almeno, ma poco poco, 6 gol di differenza tra una squadra e un'altra. Poi anche del merito della Spagna, perché la palla bisogna pure buttarla dentro. Nel modo in cui si è perso, è stato umiliante, ci hanno preso a pallonate, Ma io lo si immaginavo, sono allenati. E quindi è oltretutto una partita che abbiamo perso non solo sul campo, l'abbiamo persa in conferenza stampa prima, quando Spalletti Sì, ha fatto un po' facendo esattamente. con quel sacchettino dell'immondizia di Armani addosso, Mamma mia. dice che Strano che abbia disegnato, vabbè, comunque. che la Spagna, insomma, non Lo si siamo, credono, ragazzi, chissà sì. che mica gioca solo loro. E anche dopo, nel momento in cui ci viene a raccontare che è mancata la gamba, ma non è mancata la gamba, è mancato proprio tutto. Tutto. Eravamo una squadra dell'asilo contro una squadra nemmeno dell'università che faceva dei master specialistici da qualche parte Faccio una battuta per chiudere. e che ha valorizzato molto questi giocatori italiani Meno super. male, che ormai aspettano la fine dell'Europeo, a parte quelli che giocano in altre nazionali. Mi mancavano partite così. Battuta, tutti in difesa, senza capire bene, cambi sbagliati, Ma intenzioni sbagliate. le Mi abbiamo mancavano. viste tutto l'anno, dagli Mi avversari della mancavano. Juventus. Mi mancavano. Infatti. Ci vediamo presto, naturalmente, e spostiamo la nostra live da lunedì a martedì, perché lunedì sera c'è l'esame di riparazione dell'Italia che dovrebbe passare. Tutti No? croati, martedì sera, tutti croati. Ciao a tutti, ci vediamo presto e se avete piacere, sottoplano. Auk.